Allora, buongiorno a tutti. Intanto grazie al Senato, alla Presidenza del Senato per averci concesso l'ospitalità in questa sala così importante e a maggior ragione date anche le circostanze con cui oggi avviene questo evento che è prevalentemente in streaming. E un cordiale benvenuto a tutti voi, pubblico, relatori e autorità presenti qua fisicamente e anche collegati via web streaming del Senato. Il mio compito oggi sarà molto semplice, anche molto veloce, quello di introdurvi il terzo rapporto audit del Censis che assieme ai ricercatori del Censis, assieme al professor De Rita abbiamo voluto denominare quest'anno l'Italia post-lockdown, la nuova normalità digitale delle famiglie italiane, il racconto di un paese che ha saputo trasformare la lunga quarantena in un'occasione, una leva per accrescere ulteriormente le proprie competenze tecnologiche e digitali in particolare, a dispetto di una narrazione ricorrente di una società troppo anziana per correre verso il cambiamento. Ma il mio compito oggi sarà soprattutto quello di guidarvi attraverso l'elemento su cui questo rapporto si fonda, ovvero la ricerca di base Auditel. Che cos'è? Per chi non la conoscesse e soprattutto a cosa serve veramente in due parole la ricerca di base Auditel. Diciamo anzitutto che non è sicuramente l'aspetto più conosciuto, quello più rinomato delle nostre attività, ma al contrario rappresenta un asset veramente rilevante, strategico, giacché ha il compito delicatissimo di fotografare la società italiana in tutte le sue dimensioni, in tutte le sue trasformazioni, al fine di riprodurre un panel, il panel che utilizziamo appunto per la rilevazione degli ascolti, che sia costantemente rappresentativo della popolazione. Da un punto di vista tecnico, la ricerca di base si articola su tre elementi fondamentali. Il primo è quello di accertare attraverso un impianto di 20.000 interviste familiari, pensate sono oltre 41.000 interviste individuali condotte direttamente nelle case degli italiani, face to face e articolate addirittura in sette diversi aggiornamenti durante l'anno, dicevamo accertare la reale fisionomia, la reale consistenza, la struttura reale delle famiglie italiane, depurando questo dato per quanto possibile da tutti gli effetti anagrafici e fiscali con cui spesso viene rappresentato. Il secondo compito della ricerca di base, una volta accertato tutto questo, è quello appunto di scattare la fotografia della società in tutte le sue possibili dimensioni socio-demografiche, comportamentali, culturali, socio-economiche. Per fare questo, tra le altre cose, noi mappiamo la presenza di dispositivi e di device in tutte le famiglie italiane, senza tralasciare nessun device, praticamente copriamo dal tostapane fino alla fibra ottica. Mappiamo tutte le interazioni che i vari componenti, i membri delle famiglie, effettuano con questo universo, questo ecosistema sempre più ricco, sempre più articolato di device, e soprattutto mappiamo tutti i ruoli decisionali che i vari componenti delle famiglie svolgono, influenzando in qualche modo i comportamenti di utilizzo, di fruizione di tutti questi device. Il tutto appunto per riprodurre un panel che possa riflettere costantemente ogni minima variazione presente nella società italiana. Ed è anche per questo che la ricerca viene aggiornata addirittura in sette momenti diversi durante l'anno. L'ultimo compito della ricerca di base, un po' più funzionale, diciamo un po' più tecnico, è quello di costituire, visto proprio la dimensione di questo impianto di ricerca con le 20.000 interviste familiari, il serbatoio naturale da cui attingere per assicurare quella rotazione necessaria alle famiglie che compongono il panel. Ne deriva, come potete immaginare, una fotografia assolutamente originale, preziosa, in qualche modo unica della società italiana, una fotografia che ci ha consentito nel tempo di avviare un dialogo costante e poi una collaborazione divenuta nel tempo continuativa con le principali istituzioni statistiche del paese, dall'Istat, con cui abbiamo validato nel tempo interi aspetti della ricerca, abbiamo condiviso approcci, metodologie, alla Banca d'Italia, che come sapete dispone di una delle banche dati più importanti dal punto di vista della
delle famiglie italiane, in particolare del risparmio delle famiglie italiane, al Censis, con cui oggi inauguriamo il terzo rapporto, che è diventato ormai un rapporto di collaborazione scientifica continuativo, fino ai principali centri studi, uffici ricerche delle principali e più importanti università atenei italiane. Il tutto peraltro sotto l'egida e sotto il coordinamento della COGIS, la Commissione per la garanzia dell'informazione statistica nel nostro paese, che addirittura ha inserito per questi motivi audite della sua ricerca di base all'interno del piano di statistica nazionale. Ebbene, anche la ricerca di base evidentemente e naturalmente ha dovuto quest'anno fare i conti con la particolarità della situazione del Covid e del lockdown. Anzi, possiamo dire che proprio dal Covid e dal lockdown ha tratto delle informazioni ancora più preziose. Infatti, proprio grazie alla scansione delle sue rilevazioni, i 7 aggiornamenti l'anno di cui parlavamo precedentemente, abbiamo potuto effettuare quest'anno 2 aggiornamenti davvero particolari, speciali. Uno nei giorni immediatamente precedenti la chiusura e il lockdown, e l'altro nei giorni immediatamente successivi alla fine del lockdown. 2 aggiornamenti che ci hanno consegnato, diciamo così, un'occasione preziosa dal punto di vista dell'indagine sociale, perché ci hanno fatto comprendere con precisione come le famiglie italiane sono entrate in questo particolarissimo periodo, come ci sono entrate dal punto di vista delle dotazioni familiari, delle dotazioni individuali, della tecnologia d'accesso, dei loro comportamenti di utilizzo e di fruizione di tutti questi device, di questi dispositivi, come le famiglie italiane hanno affrontato il cambiamento che il lockdown ha imposto a tutti noi nella costrizione in cui ci siamo trovati, e soprattutto abbiamo potuto capire come le famiglie italiane sono uscite dopo il lockdown, hanno modificato le loro abitudini e i loro comportamenti una volta finito il lockdown, raggiungendo con piena, diciamo, consapevolezza quella che appunto abbiamo voluto chiamare la nuova normalità digitale delle famiglie italiane. Un'informazione che riteniamo preziosa non solo per la ricerca sociale, ma che vogliamo mettere a disposizione anche della decisione politica e del mondo delle imprese, che saranno chiamati a indirizzare in qualche modo questi cambiamenti in modo da in qualche modo trasformarli in un'occasione di crescita economica per il Paese. Ma io mi fermo qua e lascerei la parola alla dottoressa Anna Italia, la responsabile della ricerca sociale del Censis, che intanto pregherei di raggiungermi qua sul podio. La dottoressa Anna Italia vi illustrerà più nel dettaglio gli aspetti più rilevanti di questo terzo rapporto audio del Censis, e dopo, così facciamo anche un po' di agenda, interverrà il professor De Rita, che intanto saluto e ringrazio per l'entusiasmo con cui ha seguito sin dall'inizio di questa collaborazione, questo rapporto scientifico tra Audit e Censis. Dopo il professor De Rita interverranno i nostri autorevoli relatori, che, a cui do il benvenuto e che saluto e ringrazio ancora una volta, anzi vi ringrazio in particolar modo anche date le circostanze per essere intervenuti qua oggi in presenza fisica. Io mi fermo qua, la parola alla dottoressa Italia, grazie per l'attenzione e ci vediamo dopo per le considerazioni finali. Grazie Presidente, grazie per averci dato l'occasione anche quest'anno di mettere le mani sulla rilevazione di base Auditel, che è, come diceva, come ha detto già ora il Presidente, è un patrimonio informativo enorme ed interessantissimo per chi come noi si occupa di ricerca della società italiana. Diciamo che il tema di oggi è solo apparentemente un tema, come dire, frivolo, no? Dice: che fate oggi in questa giornata, che è una giornata, l'ennesimo DPCM che di ieri sera, eccetera, parlate di tecnologie, parlate di ascolti televisivi, parlate di quello che fanno gli italiani, di come si divertono, di qua. In realtà quello che cercherò di dire è che in realtà non è così, nel senso che durante il lockdown e durante l'epidemia e anche in questo momento i device, le tecnologie all'interno delle case degli italiani hanno acquisito una centralità inedita e, come diceva prima anche il nostro Presidente,
La vita digitale non è più, è diventata, non è più così lontana, diciamo, non è più così un qualcosa di astratto e che ci allontana dalla vita normale, ma anzi la vita digitale ci ha consentito di continuare a stare nella vita normale. Allora, qualcosa, questo già l'ha detto il nostro presidente, 7 wave annuali, noi diciamo ormai per consuetudine facciamo un rapporto ed il rapporto che presentiamo è il rapporto dell'anno precedente, del 2019. Quest'anno, come diceva il nostro presidente, abbiamo introdotto una novità, non si poteva non parlare, diciamo, l'occasione era troppo ghiotta, quella di capire anche come gli italiani erano prima del lockdown, quindi alla fine prima dell'epidemia, quindi alla fine del 2019, che cosa è successo e come sono oggi. Naturalmente presentiamo in questo caso solo alcune anticipazioni che ci vengono appunto dalle informazioni parziali e relative a quanto accaduto alla rilevazione fatta subito dopo la fine del lockdown, che comunque riguardano 4.870 famiglie e 3.057 individui. Questo, diciamo, l'abbiamo già detto ampiamente. Auditel non rileva solo gli ascolti, ma Auditel entra nelle case degli italiani e ci consente di avere un patrimonio informativo sui device che sono presenti, ci consente di avere un patrimonio informativo sui device e alla fine sulle conoscenze degli italiani, sulle fruizioni degli italiani che non ha nessuno. La struttura del rapporto, diciamo, ormai noi siamo un po', cerchiamo di seguire tutti gli anni, diciamo, la stessa struttura. Quest'anno appunto c'è l'aggiunta di quello che è successo durante il lockdown. Abbiamo una prima parte che è una parte di descrizione delle famiglie italiane, cioè nel senso che noi diciamo e vogliamo dimostrare proprio appunto di quella che è la ricchezza appunto di Auditel, e quindi facciamo un ragionamento sulle caratteristiche socio-economiche. Su queste oggi avete il testo. Ci sarà il testo naturalmente anche scaricabile su internet per cui chi ci sta guardando a distanza. Quest'anno il ragionamento che noi facciamo è sulle famiglie italiane e sulle caratteristiche socio-economiche. Diciamo, il ragionamento è in realtà un distanziamento sociale nelle case degli italiani esiste già ed è basato sulle diverse caratteristiche sociali ed economiche delle famiglie. Auditel appunto ha questa nuova variabile, che è questa variabile CSE 3.0, che consente di misurare il livello socio-economico delle famiglie, che naturalmente determina anche una diversa dotazione di device, diverse conoscenze, diverse infrastrutturazioni. C'è poi la parte sulle connessioni, la parte su quello che è successo durante il lockdown, diciamo c'è stato un balzo nella vita digitale, e c'è poi la parte sulle fruizioni. Però io adesso, diciamo, andrei velocemente sui principali risultati. Allora, qual è la fotografia degli italiani delle case degli italiani nel 2019? Siamo a dicembre 2019, stiamo ragionando di 24.285.000 famiglie Auditel, ci tengo a dirlo perché abbiamo qui anche il presidente dell'Istat. Le famiglie Auditel non coincidono con l'universo delle famiglie Istat, perché l'Auditel guarda alla coabitazione piuttosto che ai vincoli e non solo ai vincoli di parentela. Abbiamo, come diceva prima il presidente Imperiali, la rilevazione di base Auditel è la rilevazione più attendibile sui device che sono presenti all'interno delle case degli italiani. Quest'anno ne abbiamo contati 112 milioni e 400 mila schermi. È chiaro che sono schermi da cui si possono fare tante cose, da cui si possono vedere contenuti audio, video, televisivi e non, ma da cui, come poi vedremo, che poi abbiamo utilizzato nel periodo del lockdown e anche stiamo utilizzando in questo periodo per fare tante altre cose. Rispetto all'anno scorso sono cresciuti, ne abbiamo una media di 4,6 per nucleo familiare. Questo non vuol dire che ciascun nucleo familiare abbia 4,6 device, questa è una media, naturalmente c'è chi è più dotato, chi è meno dotato. Quello che c'è dappertutto, praticamente ormai dappertutto, sono gli smartphone e le televisioni, che come vedremo stanno anche cambiando le televisioni. E
appunto al primo posto si conferma, l'altro anno avevamo segnato il sorpasso degli smartphone sulle televisioni, si consolida questo dato per cui gli smartphone continuano a crescere, abbiamo 44 milioni e 700 mila smartphone nelle case degli italiani, 1 milione e 100 in più rispetto all'anno scorso. E crescono anche le televisioni, però occhio, non stiamo parlando delle televisioni tradizionali da cui si può vedere soltanto il palinsesto in maniera lineare, ma stanno crescendo stanno crescendo esclusivamente le smart TV, che quindi ci consentono di personalizzare il nostro palinsesto e di scegliere e di vedere, oltre a contenuti televisivi in modalità lineare di tipo tradizionale, contenuti in streaming a pagamento o ormai noi abbiamo 10 milioni di smart TV nelle case degli italiani, di queste 7 milioni e 700 mila sono collegate. Se a queste aggiungiamo anche i dispositivi che si possono collegare a un TV tradizionale per utilizzarlo come se fosse una smart TV, noi abbiamo oltre 10 milioni di apparecchi collegati e abbiamo il 34,2% delle famiglie che sono in grado di personalizzare il proprio palinsesto, quindi una famiglia su tre. La crescita è stata veramente esponenziale negli ultimi anni, quindi tutto ci fa credere che aumenteremo ancora. Che cosa è successo? Chi era pronto e chi era no, e chi no a fare quella vita digitale che noi diciamo che adesso sta diventando la vita normale? Primo dato, l'85,9% delle famiglie italiane ha una connessione ad internet. Bene, benissimo, nel senso che stiamo parlando di 21 milioni di famiglie, ma abbiamo 3 milioni e mezzo di famiglie che questo collegamento non ce l'hanno. Abbiamo il 61,2% delle famiglie che si collega ad internet da computer o tablet, il 24,1% solo da smartphone. È evidente che potersi collegare da computer o tablet vuol dire A, avere in casa un computer o un tablet, B, avere in casa uno strumento che ti consente di fare con più facilità le attività che ci sono state richieste durante il lockdown. È evidente che lavorare da casa o studiare a distanza è più semplice se io ho uno schermo più grande che mi posso posizionare in un certo modo piuttosto che se ho un piccolo smartphone da cui mi posso collegare. Quindi, però, a volte avere uno smartphone, avere un tablet o avere un computer può non essere stato sufficiente perché in alcuni casi e in alcune case ci siamo trovati in più persone a dover lavorare e studiare a distanza, quindi è evidente che avercene almeno uno è stato fondamentale, avercene di più è stato ancora più importante. Noi abbiamo una famiglia su cinque in Italia, il 20% delle famiglie, che ha almeno un computer o un tablet per ciascun componente, ce n'è anche qualcuna che ne ha di più, e che quindi noi possiamo dire questo 20% delle famiglie è andato tranquillo, perché sicuramente si è potuto organizzare, aveva la connessione, tendenzialmente aveva anche la banda larga, e che la banda larga ce l'ha, il 55 ce l'aveva, perché poi abbiamo anche il dato 2020, il 55% delle famiglie italiane, quindi loro non hanno avuto problemi. Però a fronte di questo dato abbiamo comunque un 40% di famiglie italiane che non hanno nessun PC e tablet e quindi che evidentemente si sono dovuti arrangiare con la strumentazione che avevano a disponibile. Abbiamo fatto un'altra operazione, sempre perché i dati Auditel ce lo consente, abbiamo detto sì, vabbè, però alla fine a noi non ci interessano tutte le famiglie se dobbiamo ragionare su quello che ci è stato richiesto di fare o comunque ragioniamo solo sulle famiglie al cui interno c'è almeno uno studente o uno occupato, che quindi potrebbero essere state le famiglie che sono state più, diciamo, coinvolte nelle attività, diciamo, di studio o di lavoro a distanza. Le famiglie scendono a 16 milioni, non abbiamo più le 24 milioni di famiglie, in 16 milioni abbiamo almeno uno studente o uno occupato. E salgono le famiglie attrezzate, perché naturalmente laddove c'è un minore e laddove tendenzialmente c'è gente più giovane, perché come diceva Imperiali, è vero che anche quest'anno noi certifichiamo che anche gli anziani stanno crescendo nel loro utilizzo, nelle loro capacità, però è evidente che dove ci sono i giovani, dove c'è necessità, quindi diciamo abbiamo un dato per cui circa il 40% era attrezzato, cioè quel dato del 20% sale al 40%, però comunque abbiamo un 24,9% delle famiglie che si sono dovute arrangiare perché non avevano neanche un PC o un tablet, o che forse non sono neanche riuscite ad arrangiarsi. E qui proprio qualche cosa, però appunto ripeto, nel testo poi trovate tante altre cose, no?
In realtà abbiamo detto l'85% delle famiglie italiane ha il collegamento ad internet. Se però andiamo a vedere le famiglie che hanno un livello socio-economico misurato attraverso la variabile CS3.0 di Auditel, un livello alto, tutte hanno il collegamento ad internet. Se andiamo a vedere quelle che hanno un livello più basso, che considerate stiamo ragionando di un 14%, cioè non stiamo ragionando di poche famiglie, ecco, il dato scende al 59,5%. E di queste il 35,1% si collega solo con smartphone. Così come la connessione su banda fissa disponibile nel 55% delle famiglie italiane, che è una connessione che ci consente sicuramente di fare con più facilità, cioè di non avere quelle interruzioni di rete mentre sto lavorando, mentre sto sentendo il mio insegnante che mi spiega, così è presente nel 77% delle famiglie che hanno un livello alto e solo nel 19% di quelle con livello basso. Così come nel 76,9% delle famiglie meno abbienti non è presente in casa neppure un computer e fra i più ricchi la quota è. Quindi vedete questo distanziamento, diciamo un po', non sono la prima naturalmente a dirlo, che è stato utilizzato forse impropriamente il termine distanziamento sociale, perché in realtà è un distanziamento fisico quello che ci viene richiesto, però un distanziamento sociale nelle famiglie italiane esiste ed è un distanziamento che è basato, diciamo, sulla propria, come dire, sul proprio patrimonio sociale ed economico. Che cosa è successo durante il lockdown? Qui fra l'altro Auditel ci ha consentito anche di inserire qualche domandina in più in questa rilevazione che è stata fatta nei mesi aprile, maggio, giugno, luglio, subito successivi, e quindi abbiamo potuto misurare che cosa è successo. Diciamo, gli italiani alla fine sono stati bravi, hanno dimostrato il solito spirito di adattamento. Ci è stato chiesto di stare chiusi dentro casa, si sono arrangiati e quindi, diciamo, sono tantissimi gli italiani. Noi abbiamo 11.800.000 famiglie, la metà delle famiglie italiane, dove vive più della metà degli italiani, perché sono le famiglie con figli tendenzialmente, molte sono le famiglie con figli, hanno fatto almeno un'attività online. Noi abbiamo chiesto, hai fatto smart working? E ci abbiamo... E adesso io non li ho riportati, ma li trovate, abbiamo circa il 17% delle famiglie c'è stato almeno un componente che ha fatto smart working, circa il 20% ci ha detto che hanno fatto studio, l'attività più fatta sono stati gli acquisti online, che era anche l'attività che più si faceva, e per 8 milioni e 200 mila di famiglie era la prima volta. Questo che vuol dire, signori? Che naturalmente speriamo che non succeda, ma che comunque noi oggi siamo più pronti, cioè siamo una società diversa da quella che eravamo a febbraio, più pronti ad affrontare, diciamo, delle difficoltà o dei restringimenti che ci potrebbero venire da questa seconda ondata di Covid. La soddisfazione è, tutto sommato, gli italiani, al di là di quello che poi magari è stata la narrazione, eccetera, sono stati anche contenti, il 92% di chi ha fatto acquisto online, ma anche il 77% di chi ha fatto smart working, il 70% di chi ha fatto didattica a distanza. E quindi chiudiamo e poi siamo al termine. Qualche anticipazione al 2020, naturalmente. Sono delle anticipazioni che poi il prossimo anno, nel prossimo rapporto, verranno raffinate dai dati di tutte le wave che vengono fatte, eccetera, però che già sono significative. Che cosa è successo? Già a luglio erano aumentate le famiglie che avevano il collegamento ad internet, non erano più l'85,9% del totale, ma erano l'88,4%. Già a luglio erano aumentate le famiglie con la banda larga. Ma soprattutto, ed è questa la cosa più interessante, che ci dimostra appunto di come gli italiani non abbiano più soltanto un utilizzo frivolo, fra virgolette, dei device e della rete, sono aumentati gli italiani che si connettono tutti i giorni ad internet e sono aumentati gli italiani che si connettono con più di un device e non più solo lo smartphone che mi consente di fare magari le chiacchierate online o al massimo attività comunque di tipo relazionale. Sono aumentati gli italiani che appunto utilizzano più device, utilizzano il PC portatile, utilizzano il PC fisso, eccetera, quindi gli italiani che naturalmente fanno delle attività più complesse. Parallelamente sappiamo, insomma, diciamo, non sto dicendo niente di nuovo, che chiaramente quando siamo stati chiusi a casa c'è stato un boom di tutti gli ascolti, sia degli ascolti lineari sia degli ascolti su streaming. Questo boom sembrerebbe
abbiamo, diciamo, ormai 17 milioni e 400 mila italiani che utilizzano guardano contenuti video in streaming utilizzando siti a pagamento oppure utilizzando siti gratuiti, e abbiamo 11 milioni e 300 mila lo fanno di frequente. Anche in questo caso, se voi vedete quello che ho scritto, stiamo parlando del più 26,5% rispetto all'anno prima. E quindi la sintesi, io direi una grande capacità di risposta e di adattamento delle famiglie italiane alle restrizioni che sono state imposte durante il lockdown, è un vero e proprio balzo in avanti nella vita digitale, per cui siamo cambiati. La seconda cosa è appunto questo tema del distanziamento sociale, che è determinato dal livello socio-economico delle famiglie, e quindi naturalmente io credo che sia importante se adesso ci... cioè se comunque sia la vita, io, come si dice, passerà il Covid, ma delle cose non passeranno, saremo chiamati probabilmente di più a fare delle attività da casa, eccetera, è importante che comunque sia, siano previsti anche degli aiuti in qualche modo, che comunque c'è, cioè, lo slogan che io ho scritto, dico banda larga per tutti e aiuti anche a quelle famiglie che magari i device non se li possono permettere. E terzo tema, la crescita della streaming TV, quindi ormai, diciamo, non è più una novità, ormai non è più un vezzo, ormai non è più un qualcosa che appartiene soltanto alle punte più avanzate della società, la streaming TV è l'oggi, e quindi, cioè, ci dobbiamo aspettare che questa domanda sia una domanda tendenzialmente che è in crescita, che continui a crescere negli anni a seguire. Mi fermo qua e chiamo il dottor De Rita a commentarmi. Allora, riflessione che mi piacerebbe fare anche in modo dialettico, purtroppo il modo di presentare oggi non è di tipo dialettico, ma è quasi una successione di dichiarazioni di conferenze. Forse ci abituiamo ad essere un popolo di conferenzieri, perché non abbiamo capacità o possibilità di discutere. Cosa esce fuori da questa ricerca? Naturalmente la dottoressa Italia vi ha già detto tutto quello che si poteva dire su questa ricerca, il testo è a disposizione, quindi potete vederla. Io mi domando sostanzialmente dove finisce in una società come questa il dialogo e la discussione. Perché è lì che sta il problema. Quando il 77% della popolazione si dichiara soddisfatto di aver fatto smart working, il 71% si dichiara soddisfatto di aver fatto formazione a distanza, sono le due caratteristiche, i due settori, il lavoro e la formazione, che avrebbero bisogno di un dialogo, di una discussione. Non si fa lavoro soltanto a casa perché ti hanno detto svolgi, risolvi, metti a punto quelle 12, 13, 25, 2000 pratiche che sono arrivate. Non si fa formazione soltanto facendo la lezione a distanza. E la dimensione dialogica di una società impone una dimensione di dialogo e di discussione. Questo non avviene. Non avviene probabilmente, è una causa di un rapporto difficile che abbiamo avuto con il lockdown ci ha in qualche cosa messi in casa con l'apparecchio televisivo utilizzato come smart TV che permette l'accesso a internet, che permette l'accesso ai nostri ragionamenti in streaming, però discussione poca, dialogo poco, permette anche di avere in televisione, nel nostro apparecchio televisivo, la
lezione a distanza per nostro figlio, magari universitario o magari di scuola media, permette di lavorare in qualche modo anche dialogando con il proprio superiore gerarchico di smart working, ma alla fine l'impressione che io ho avuto leggendo la ricerca è proprio questa, è una società che diventa sempre più connessa e sempre meno dialogica. Naturalmente, essendo, diciamo, fra parentesi, fra virgolette, un intellettuale pensa sempre che sia più importante la dimensione dialogica che la dimensione di connessione, però la verità è questa. La verità è che noi abbiamo una società che ha una sua tendenza a non parlare, a non dialogare, a non discutere, a non litigare. Perché in fondo gli unici litigi che abbiamo sono sui social, che rappresentano un modo laterale, anche sul piano dei livelli culturali, di un dialogo. Il resto non c'è più. Il resto non c'è oggi, che siamo qui in sala Zuccari, però senza possibilità di avere almeno la faccia di chi ascolta, che dice no, questo non mi convince. Naturalmente noi vecchi combattenti reduci di convegni siamo molto contenti di poter fare la nostra chiacchierata senza il matto, che di solito è sempre presente. Sappiamo che ogni convegno c'ha il matto che chiede la parola e fa una scena turca. Oggi non ce l'abbiamo e non ce l'avremo più, perché con lo streaming non si usa più, sono vietati i matti. Però il rapporto dialogico viene a mancare. Viene a mancare dove? Specialmente in chi ha più rapporti di connessione. Io naturalmente non sono un cantatore del pauperismo anche tecnologico. Certamente, se noi avrete visto che nella struttura sociologica del sistema Italia oggi la divisione fra classi, si diceva una volta, è tutto sommato equilibrata, 33% di fascia alta, 35% di fascia media, 35% di fascia bassa. Però questa articolazione equilibrata vai a vedere in collegamento con i media, in collegamento con gli schermi e salta tutto, perché il 59% di chi non ha collegamento è in fascia bassa, il 37% resta quello di fascia media e la fascia alta invece è fuori dal collegamento solo per l'11%, il che significa che è quella che ha più capacità di movimento. Questo rapporto, a me piacerebbe studiarlo, naturalmente non lo si può fare attraverso il dato statistico, anche se il dato statistico Auditel è molto ricco, è vedere un momentino come questa differenza di digital divide ormai consolidata nella società italiana, con un aumento sempre crescente della fascia bassa come quella mancante di connessione. La fascia bassa sembra quella abbandonata per certi versi, perché e probabilmente tutta la soddisfazione di smart working probabilmente va in fascia alta o in fascia media, se ci mettiamo gli impiegati dello Stato che stanno facendo smart working ormai da mesi, mentre la fascia alta probabilmente si ritrova in altri tipi di prestazioni della tecnologia, magari gli acquisti online o magari lo stesso tipo di riflessione sulla cultura, sul rapporto culturale. La mia impressione, non vorrei apparire pessimista, chi mi conosce sa che sono un ottimista fottuto, quindi non è. Ma la mia impressione è che si stia andando verso una logica di comunicazione che impone il non dialogo, che impone, se volete, anche una certa dipendenza psicologica.
probabilmente mi piacerebbe vedere, parlare con qualcuno che fa televisione, che produzione di serialità televisiva, probabilmente c'è in coloro che fanno queste produzioni seriali, c'è la consapevolezza che poi tutto passa e che probabilmente è attesa la serialità, che non c'è un meccanismo, vabbè, mi hanno detto questo, adesso lo discutono, mi hanno detto questo, mi ripetono quello fra una settimana, me lo ripetono, mi ripropongono lo stesso tipo di cultura. Questo è il modo, diciamo così, di ragionare da parte mia, naturalmente, di chi vede una società che per certi versi strutturalmente è abbastanza equilibrata, si squilibria verso una dimensione di digital divide a scapito delle classi di reddito inferiore, ma probabilmente si squilibria ulteriormente nella dimensione del rapporto fra persona e persona, fra persona e mezzo, fra persona e cultura. È il mezzo che diventa più importante e la comunicazione è una comunicazione in qualche modo capace di stare nel mezzo. Una comunicazione che imponga discussione non ci sta. Per certi versi, se uno vede la televisione di questi giorni, veramente, dicevo prima, siamo in presenza di televisione a conferenza stampa, televisione a unidirezionale. E c'è una tendenza di coloro che stanno di fronte allo schermo ad accettare l'unidirezionalità. È un sospetto crudele, se volete, ma ce l'ho. Perché in fondo il lockdown ha avuto questo effetto importante di padroneggiamento, il secondo lockdown ha instillato incertezza, più del primo. E instillando incertezza c'è il bisogno di essere rassicurati. Se la rassicurazione non viene dall'informazione corretta, ma viene dal flusso, di processi formativi, informativi, di lockdown, di smart working, di serialità televisiva, e accetto questa cosa. Se mi è permesso dire, se c'è un pericolo in questo paese, è il pericolo che la gente voglia andare in letargo, voglia aspetti o desideri un momento di relativa tranquillità. Perché abbiamo superato bene il primo shock primaverile, abbiamo in qualche modo rifiatato in estate, adesso a riprendere a discutere c'è una certa tendenza a evitare. Se ci pensate bene, io che sono un osservatore di natura, se ci pensate bene, dietro le nostre mascherine, una volta c'erano occhi spaventati, nel primo lockdown, o sorpresi, oggi ci sono occhi in qualche modo stanchi, che hanno bisogno di superare l'incertezza, hanno bisogno di stare tranquilli. E questo, in questa conoscenza banale di andarsi a guardare chi ci sta di fronte coperto da mascherina, e siccome può parlare solo con gli occhi, lì devi andare a vedere, questo a mio avviso è uno dei problemi, l'incertezza, la incapacità di sapere che ci succede domani o dopodomani, la incapacità o l'impossibilità di sapere qual è il nemico che abbiamo di fronte. Sai che ti dico, ma addormento e ci pensiamo domani. Questo è, secondo me, il sottile pericolo che abbiamo in questo momento. Quando poi tutti, magari noi classe dirigente, diciamo bisogna reagire, bisogna uscire dall'incertezza, dobbiamo pensare al futuro. Una parte di noi lo fa, tutti coloro che la mattina alzano la saracinesca o aprono un'azienda o vanno a lavorare in ufficio, perché hanno bisogno di far contratti, lo fanno. Ma comincia a pensare che quella parte
che fa smart working, specialmente a livello di impiego pubblico, o quella parte che fa formazione senza andare in aula, secondo me un po' di quella tendenza, ma in questa incertezza perché non ci diamo mezz'ora di sonno e poi vediamo. Ecco, questa è la paura che ho avuto leggendo questa ricerca, e a dimostrazione che è una ricerca, non dico non banale perché poi nessuna ricerca è banale, ma è una ricerca che al di là della massa di dati che ti dà, ti mette dentro questa specie di rosico, questa dimensione di piccola incertezza che in qualche modo mi piace comunicarvi. Grazie. Sottosegretario Martella. Ma perché cambiano direttamente? Ok. Che io non sono un grande esperto di microfoni. Vabbè. Buongiorno a tutti, mi fa davvero piacere essere qui questa mattina alla presentazione di questo rapporto Audit e Censis, che davvero, per le modalità in cui lo stiamo discutendo e per i motivi molto particolari che caratterizzano questi mesi, assume un significato davvero particolare. E vorrei ringraziare il Presidente Imperiali per averlo organizzato e anche per il prezioso lavoro condotto nel corso di questi mesi di rilevazione di dati così interessanti e importanti, il Professor De Rita per aver introdotto da par suo questa nostra discussione con alcuni elementi di riflessione che vanno subito ben oltre la ricerca e i dati di cui abbiamo ricevuto il rapporto. Vorrei dire per prima cosa che le vicende di questi mesi hanno avuto tra le conseguenze varie quella di metterci di fronte, in modo più evidente di quanto già non fosse, a grandi cambiamenti che rispetto a qualche tempo fa sono entrati a far parte della nostra vita quotidiana. Basterebbe ricordare il primo rumore, il rumore delle prime connessioni internet, il fruscio elettronico che ci trasmetteva una qualche emozione particolare, che ci catapultava in un mondo diverso, in cui tutto diventava accessibile, anche se abbastanza precario. Ora quel rumore di sottofondo è un sottofondo di qualche vecchio film o di qualche pubblicità dal gusto un po' retro. Oggi siamo per fortuna molto più veloci e abbiamo a disposizione un patrimonio tecnologico di conoscenze sempre in evoluzione che ci consente di avere connessioni più stabili e un accesso costante ad informazioni di ogni tipo. Quando siamo entrati in lockdown ho provato a immaginare come lo stesso contesto di criticità si sarebbe configurato qualche tempo fa, qualche anno fa, ovviamente non solo in termini sanitari ma anche sociali ed economici. E quante difficoltà in più avremmo avuto anche in un paese avanzato come l'Italia. Leggere i dati di questa ricerca, grazie al know-how scientifico del Censis, aiuta a maturare ancora di più la consapevolezza dell'era nella quale siamo entrati e delle sfide che ci attendono. Sfide che sono naturalmente di natura tecnologica, ma che investono, ed è su questo che voglio soffermarmi in modo particolare, le istituzioni per il loro ormai indispensabile intervento di regolamentazione e per i diritti che ne conseguono. Oggi la frontiera digitale è qualcosa di più che un semplice discorso di innovazione e di avanzamento tecnologico. Oggi la frontiera del digitale rappresenta la vera sfida anche per la modernizzazione delle nostre democrazie novecentesche e per l'affermazione di una nuova
sfera di diritti. Del rapporto, ad esempio, colpisce che quasi 12 milioni di famiglie, circa il 50% del totale, abbiano svolto almeno un'attività online durante il lockdown, per 8 milioni e 200 mila famiglie e per 24 milioni di persone era addirittura la prima volta. Questo ci dice molto e credo che a tal proposito abbia davvero ragione il professor De Rita quando osserva, come ha fatto qualche mese fa, che prima di tutto questa vicenda, per molti versi, sono queste le sue parole, prima di questa vicenda non avevamo ancora capito in che mondo vivevamo. Eravamo competitivi senza essere competitivi, globalizzati senza esserlo. Abbiamo corso su un modello di vita che non avevamo introiettato. Con il lockdown almeno abbiamo riflettuto su quel modello. È un tema molto giusto e lo dico anche dal mio particolare osservatorio. Di fronte a una delle preoccupazioni primordiali come la tutela della salute, le persone hanno cominciato ad informarsi, ad avere fame di notizie e si sono rivolti anche all'informazione digitale. In quelle settimane c'è stato un boom di accessi ai siti di informazione, ai portali dei quotidiani nazionali e locali, che poi si è mantenuto in livelli costanti. E se abbiamo scelto di tenere le edicole aperte e si potevano raggiungere alla pari di supermercati e farmacie, da casa le persone si informavano 24 ore al giorno, anche grazie al web. Certo, con il rischio di imbattersi in fake news, questo effetto collaterale sul web c'è sempre, ma avere a disposizione un'informazione di qualità e affidabile è stato e rimane un elemento fondamentale anche per affrontare i passaggi delicati che come sistema paese ci attendono, per avere comportamenti corretti in termini di prevenzione da rischio contagio. È uno spaccato davvero straordinario quello dell'informazione per quanto riguarda il web. Questa accelerazione dovuta all'emergenza ha confermato anche la necessità di proseguire nel percorso di riforma a sostegno dell'editoria che abbiamo chiamato Editoria 5.0 e che intende affrontare proprio quel processo di modernizzazione in chiave digitale indispensabile per un settore come questo, importante non solo dal punto di vista economico ed occupazionale, ma anche sotto il profilo della qualità della nostra democrazia. E oggi la tutela del pluralismo deve trovare una sua declinazione anche in rete e deve trovare nella rete gli stessi anticorpi contro fenomeni complessi come il cyberbullismo, la violazione della privacy, l'hate speech e ancora la pirateria che influisce negativamente su tutta la filiera della creatività dall'audio-video fino al settore dei giornali e dell'informazione. È emersa quindi in modo ancora più nitido una dimensione nuova, una sorta di vita digitale che ha avuto ed ha ripercussioni importanti sulla vita reale. Sono cambiati i consumi e le abitudini degli italiani. Ovviamente, come tutti i fenomeni tumultuosi, con il tempo sono emersi limiti e zone di criticità sulle quali il decisore pubblico non può non intervenire. E la ragione per cui per esempio il governo ha ribadito che sulla rete unica e sulla sua gestione il ruolo dello Stato dovrà essere cruciale. È un piano di infrastrutturazione strategico che riguarda l'estensione della copertura in fibra del paese e anche di altri investimenti a partire dal 5G. Se negli anni 50 e 60 per portare l'energia elettrica anche nelle più sperdute frazioni dell'Appennino del Mezzogiorno, il ruolo dello Stato era stato fondamentale, oggi questo ruolo lo è per consentire una diffusione capillare della fibra ed evitare il creare di sacche di marginalità digitale. In questo c'è anche, come voi ben sapete, una parte importante della sfida del buon utilizzo delle risorse del Recovery Fund. Parliamo in particolare dei 209 miliardi che dovranno servire per accompagnare la trasformazione del nostro sistema produttivo e tra cui la voce del digitale sarà strategica per avere dei servizi digitali adeguati nel sistema produttivo, nella pubblica amministrazione e per aumentare le competenze digitali dei cittadini. Certo, il punto di sofferenza ed emerge da questa ricerca
da questo rapporto è quello rappresentato dal rischio di accresciute diseguaglianze. A cominciare dal fatto immediato che se il lockdown non faceva uscire nessuno, la differenza si mostrava sulle diverse possibilità di come si stava chiusi in casa. Lo spazio fisico è reale in termini di metri quadri, certo, ma anche lo spazio delle possibilità di accedere alla realtà digitale. Avere o non avere un PC, un portatile, un tablet, oggi più di ieri ha fatto e fa la differenza sul lavoro, sulla formazione, sulla capacità di interagire con il mondo esterno. E se l'emergenza poteva in qualche modo giustificare la presenza di anomalie, ora è tempo di intervenire, anche perché tutto questo sta cambiando costumi, consumi e anche le priorità. Lo vediamo attraverso due termometri particolari su cui si sofferma anche il rapporto. La pubblicità e i prodotti culturali, anche dei consumi televisivi, come dimostra l'avvento di nuove piattaforme. E qui c'è anche una sfida, lasciatemelo dire, per il servizio radiotelevisivo pubblico, per la sua modernizzazione accelerata da questa emergenza. La RAI, come ho già avuto modo di dire, ha bisogno di un sistema di governance nuovo che la metta in funzione di competere nel nuovo ecosistema dell'informazione, recuperando quell'autonomia e quell'indipendenza strutturali che rappresentano la condizione necessaria per garantire il pluralismo e le qualità del servizio pubblico. In un mercato dominato da sistemi multipiattaforma e multicanale, la qualità e l'affidabilità dei contenuti editoriali e l'indipendenza delle professionalità che li esprimono sono elementi cruciali per un servizio radiotelevisivo all'altezza della sua missione di pubblico servizio. Oggi diremmo, per concludere, che il termine digitale è un mood, ma dobbiamo fare attenzione alla sua declinazione. Ci sono troppi segmenti di società non ancora preparati. Serve un processo di grande attenzione per non lasciare nessuno indietro. Ad esempio, tutti vi ricorderete che quando si è avviata la didattica a distanza con il decreto Cura Italia, il governo ha stanziato primi 100 milioni di euro per dotare gli studenti privi di supporti informatici, di device in grado di poterli supportare nell'attività formativa diventata indispensabile. Una scelta di equità e di giustizia sociale per venire incontro a quel tema del distanziamento sociale, veramente sociale, di cui si è parlato nell'introduzione. Ma se la necessità di non lasciare nessuno indietro, basterebbe fare anche altri esempi. Lo speed, per dire, sicuramente una svolta nel rapporto tra cittadini e servizi della pubblica amministrazione. È però sufficiente dare una scorsa alle lettere che possono arrivare ai vari quotidiani per leggere di tanti cittadini preoccupati per le difficoltà di utilizzo di questo strumento. Allora, e qui c'è l'altro e definitivo punto, aumentare le competenze digitali, articolare piani di investimento e di formazione per ciascun segmento di età è fondamentale. Lo è per i giovani, per prevenire rischi di degenerazione del web, lo è anche per chi non è nativo digitale e ha bisogno di formarsi, ha bisogno di avere nuove competenze. Sono fattori che non possono essere lasciati senza governo e se in questa fase è necessario un distanziamento nella vita, come è stato detto dalla dottoressa, un distanziamento fisico nella vita di tutti i giorni, quello che non possiamo permetterci è invece il distanziamento dall'accessibilità alle nuove tecnologie. Ecco perché nel delicato equilibrio tra libertà individuali e attenzione pubblica c'è bisogno di affrontare con tempestività questa sfida, sapendo che non ci sarà una vera normalità digitale fino a quando ci saranno sacche di esclusione. Poi anch'io sono convinto che la nostra società dovrà essere più digitale, ma dovrà rimanere la capacità dialogica, la possibilità del confronto, la dialettica, e sappiamo quanto questa sia importante anche nella dimensione pubblica che tutti quanti noi vediamo. Ma dobbiamo anche essere consapevoli che, essendo ormai Internet diventato uno strumento indispensabile per rendere effettivo un gran numero di diritti fondamentali, è uno strumento indispensabile per combattere la diseguaglianza, per accelerare lo sviluppo e il progresso civile. Ecco,
davvero concluso, facciamo tutto quello che occorre proprio ora, proprio in un momento così difficile, ma paradossalmente ricco di opportunità, per assumere questa come una vera e grande priorità del nostro Paese. Grazie. Presidente Baracchini. Sostituiamo lo strumento. Grazie. Ok, ci siamo. Grazie davvero al Presidente Imperiali, grazie al Professor De Rita per i suoi tanti spunti e per questo invito alla presentazione del rapporto e il confronto su questa, chiamerei presunta, nuova normalità digitale, perché in realtà, a mio avviso, una normalità digitale non esiste o non può esistere, perché siamo di fronte a un processo in continua evoluzione che segue un mutamento della società, ma anche il mutamento del mercato, delle esigenze degli utilizzatori e la creazione di nuovi bisogni. Un movimento fluido, a volte astratto, artificiale, quasi immateriale. Più che una fotografia del paese e degli italiani, con questa transizione siamo di fronte a una sequenza di immagini. Penso che si possa raccontare così. Siamo in un'accelerazione talmente rapida da sembrare quasi innaturale, anzi, talmente più veloce di quanto era atteso e prevedibile, che credo ci possano essere problemi anche a fruirla e metabolizzarla completamente, questa transizione, come del resto appunto anche il rapporto racconta. È vero, sì, nuove abitudini di vita si sono diffuse e consolidate e sono destinate a perdurare in un processo irreversibile. Gli esperti americani, gli esperti di tecnologia usano spesso una frase: non puoi rimettere il genio nella bottiglia. È vero, il genio in questo caso, la trasformazione digitale, non si può rimettere nella bottiglia, ma è nostro compito, credo, esprimere i desideri migliori possibili a questo genio. E ce ne sono molti da chiedere, perché per esempio a una generazione intermedia come la mia, credo che sia compito di generare una coscienza critica nei confronti di un mondo che noi abbiamo visto nascere, del quale abbiamo visto l'evoluzione, soprattutto se si esercita un ruolo istituzionale e politico. Chi ha visto il prima ha una responsabilità, appunto, di avere una visione e di lavorare a un'evoluzione positiva, perché, appunto, se il genio è fuori dalla bottiglia, dobbiamo evitare il rischio, come diceva l'Amleto di Shakespeare, che il tempo sia fuori dai cardini. Rischiamo, in sostanza, di raccontare spesso qualcosa che non è ancora compiuto e la realtà, lo sappiamo, è più complessa della sua stessa narrazione. Se si è rotto un diaframma di diffidenza nei confronti di tanti strumenti, è vero che l'indice DESI 2020 colloca l'Italia in 25esima posizione su 28 Stati membri dell'Unione Europea per competenze digitali e per integrazione digitale delle imprese. E lo sottolineava il sottosegretario Martella, il tema della rete unica è fondamentale. Io credo che sia strategico evitare il rischio dell'annuncio che tanti governi ha colpito in passato. Si tratta di una sfida strategica e infrastrutturale, una sfida che va compresa, esaminata, equilibrata, perché c'è il tema del digital divide, ma c'è anche il tema delle tante aree bianche sul territorio che persistono e che rischiano di trasformare il nostro paese in un paese a due velocità. E poi va evitato il rischio che si torni alla casella di partenza di un processo di innovazione che non possiamo permetterci, perché mentre la politica discute, l'evoluzione commerciale e industriale non aspetta. Ci sono operatori televisivi che sono diventati operatori di rete e stanno portando la fibra nella casa degli italiani.
hanno e avranno la possibilità di embeddare segnali televisivi tramite le app. Nello stesso momento società di commercio elettronico competono e si aggiudicano l'acquisto dei principali eventi sportivi internazionali. Ancora operatori over the top che varano campagne pubblicitarie senza precedenti e, come segnalano i dati Nielsen, raccolgono inserzionisti fino a poco fa orientati prevalentemente a investire nell'editoria tradizionale. Del resto, lo ha detto il Presidente Imperiali, l'Auditel ha compreso questo passaggio da tempo, lavorando alla total audience. Allora, io credo che sia anche il momento di riflettere sull'altro lato, se volete, sul lato oscuro del digitale. Nella notte dei tempi Sofocle ci ammoniva: nulla che sia grande entra nella vita dei mortali senza una maledizione. Questa massima, dalla straordinaria profondità storica, non a caso si legge nei titoli di testa di un documentario che tutti coloro che lavorano nella comunicazione, nel digitale, ma forse anche chi non ha un interesse specifico dovrebbe vedere, The Social Dilemma, diffuso con una certa ironia da Netflix stesso, che svela appunto come società tecnologiche internazionali con tecniche di manipolazione neuropsichiatrica e psicologica condizionano e orientano in maniera occulta. Visto in quest'ottica, il distanziamento fisico che stiamo vivendo sembra quasi essere stato studiato a tavolino, preparato da anni attraverso un percorso progressivo di isolamento delle persone all'interno delle cosiddette bolle di conoscenza. Sostanzialmente un rischio di autosegregazione delle coscienze. Sì, ci sono appunto le fake news, le notizie false, c'è la minaccia per la democrazia, come hanno testimoniato varie inchieste. Allora, quali sono le azioni che spettano alle istituzioni e alla politica? Gli over the top, lo abbiamo detto, sono diventati sempre più potenti, in grado di influenzare economia e società. Oggi Milena Gabanelli sul Corriere della Sera analizza molto bene i dati economici del lockdown nel suo data room. Del resto sappiamo come la fiscalità agevolata ha contribuito allo spostamento di ingenti risorse. E poi la logica del tutto gratis col quale è nata la rete ha formato un processo nel quale si è perso di vista la produzione culturale e si è rischiato di veder contare soltanto la distribuzione. Io credo che il servizio pubblico, e qui raccolgo l'invito del sottosegretario Martella, debba valorizzare il patrimonio storico, culturale, identitario del nostro Paese, perché è l'unico che può farlo pienamente, raccontando una realtà complessa e profonda con prodotti propri, di nuova modalità, anche come serie TV e documentari. Perché, nel rapporto lo sottolineate, si accresce il divario economico e sociale, ma dobbiamo noi ragionare anche sulla formazione dei formatori, che è un tema a noi particolarmente caro. Dobbiamo lavorare perché ci sia una coscienza digitale e un pensiero critico sul processo e sui contenuti veicolati. Siamo in presenza di una piramide rovesciata delle competenze, ad esempio nelle scuole, dove sono i ragazzi spesso a insegnare ai professori come sviluppare la didattica a distanza. Dobbiamo ricostruire un nuovo umanesimo digitale che riporti al centro l'uomo non come risorsa da sfruttare, ma concittadino, come un cittadino con diritti inalienabili da tutelare. Io credo ancora che il servizio pubblico abbia l'opportunità di dare il proprio contributo in questo ambito, arrivando prima degli altri broadcaster a fornire questa educazione. La Commissione di Vigilanza che presiedo è impegnata a offrire il proprio contributo. Siamo intervenuti a più riprese, prima e anche durante la pandemia, dando indicazioni sulla necessità di una comunicazione, specialmente quella relativa alle questioni di diretto interesse per la sanità pubblica, che sia contraddistinta dal massimo rigore, correttezza e affidabilità, declinata senza enfasi e drammatizzazioni. E poi l'attenzione alle fasce più deboli e vulnerabili della popolazione e la lotta alle fake news. Ma ancora il tema della formazione, appunto. Abbiamo approvato una risoluzione che mi vede tra i firmatari e che è stata intitolata La RAI fa scuola. Si tratta della richiesta all'azienda di rafforzare e rendere organico e strutturale il proprio impegno a offrire
contenuti didattici e formativi pensati d'intesa col Ministero dell'Istruzione a supporto della programmazione scolastica tramite un canale dedicato alla piattaforma RaiPlay. E purtroppo questa fase ha dimostrato quanto fosse urgente farlo. Concludo dicendo che non si tratta di essere digital ottimisti o di essere digital pessimisti, ma si tratta forse di avere un'intelligenza archeologica per sconfiggere l'effetto narcotico, ne ha parlato anche il professor De Rita, che ci impedisce di vedere con chiarezza la realtà che ci circonda. La migliore difesa forse è sempre quella della cultura e della comprensione della nostra storia. Abbiamo già vissuto transizioni difficili come questa e vorrei chiudere con una citazione di Sergio Zavoli, che ritengo calzante anche per questa fase storica del rapporto fra comunicazione tradizionale e digitale. La TV, diceva Zavoli, può cambiare in meglio il mondo. Facciamo che non si limiti solo a rappresentarlo e tantomeno a distorcerne anche una sola delle sue facce. Grazie. Presidente, la sorella. Ringrazio anch'io di cuore per l'invito a questo interessantissimo convegno e la presentazione di questo rapporto. Come avevo già anticipato agli organizzatori, questa occasione che costituisce la mia prima uscita pubblica da presidente dell'AGCOM è per me un'occasione più che, come accadrà più volte, nei prossimi mesi, più per ascoltare che per parlare. Il mio quindi sarà più un saluto, più che un intervento di merito vero e proprio. Leggendo ed ascoltando le relazioni che sono state leggendo il rapporto ed ascoltando le relazioni che sono state tenute fin qui, mi colpisce in primo luogo l'ibridazione, come si dice oggi, tra i diversi strumenti e i diversi risultati, il metodo. Uno strumento per la misurazione degli ascolti, oggi riferito a ciascuno dei diversi mezzi di comunicazione, come l'indice Auditel, come ricordava il Presidente Imperiali, riesce a costituire un mezzo straordinario, anche grazie alla perizia e alla sensibilità del Censis, per fornire una fotografia nitida, o come si direbbe meglio oggi, ad altissima definizione, della situazione e delle tendenze nell'evoluzione socioculturale del Paese. Il rapporto conferma ed evidenzia ciò che è divenuto intuitivamente chiaro attraverso l'esperienza di questa pandemia, vale a dire la correlazione tra sviluppo tecnologico e sviluppo culturale e sociale di un paese. In particolare, il rapporto tocca da vicino tre ambiti importanti: la diffusione e la qualità delle connessioni a banda larga su rete fissa e mobile, l'incremento del consumo di contenuti audiovisivi e informativi veicolati da internet, la necessità di compiere indagini puntuali ed affidabili sulla quantificazione e qualificazione di questo consumo. Dal rapporto emerge un quadro in chiaroscuro. Per un verso risulta che sia stata colta dalla società italiana la spinta all'aggiornamento tecnologico, sia con riferimento agli strumenti, con un forte incremento dell'uso degli apparati digitali, soprattutto quelli flessibili e multifunzione come smart TV e telefonini, sia soprattutto con riferimento all'evoluzione delle abitudini individuali. Basti pensare al lavoro agile e alla didattica a distanza, oltre che all'intrattenimento. Un dato estremamente importante è il fatto che lavoro agile e didattica a distanza siano passati anche in Italia da pratiche di nicchia a fenomeni di massa. Si tratta certamente di un elemento positivo, sia pure certamente con i caveat sull'unidirezionalità di questo processo di cui ci parlava il professor De Rita. Così come positivo appare il dato secondo cui quasi il 90% degli italiani dispone delle abilità necessarie per accedere alla rete, nonostante l'età media particolarmente elevata che caratterizza la popolazione. Per un altro verso, tuttavia, questa accelerazione tecnologica ha messo in grande evidenza, come emerge dal rapporto, anche diseguaglianze e fragilità territoriali. Sono impressionanti, mi sembra, i dati sulle differenze tra nord e sud del paese, sia per quanto riguarda la ricchezza delle famiglie, sia per l'accesso alla tecnologia e alle reti.
sociali, ad esempio il rapporto parla delle differenze tra le famiglie con figli e senza figli e gli anziani soli, relative ai livelli di istruzione e infine naturalmente tra famiglie benestanti e povere. C'è evidentemente grande materia di riflessione per la politica, come abbiamo sentito fin qui, e non a caso finora abbiamo sentito parlare di diritti, di reti, di sussidi, di sviluppo, di recovery fund. Ma c'è anche grande materia di riflessione per l'autorità di regolazione. I tre ambiti toccati dal rapporto, si rispecchiano importanti competenze attribuite ad AGCOM dalla sua legge istitutiva, che già oltre 20 anni fa scelse di adottare per l'autorità un modello appunto convergente. Lo scenario che si è venuto a determinare oggi in Italia, di forte spinta ai consumi digitali durante il lockdown, che lo studio audit del Censis fotografa in maniera puntuale, testimonia ancora una volta l'importanza di quella scelta. Come evidente, una delle sfide più rilevanti che si pone per il nostro Paese, è stato ricordato dal sottosegretario Martella e dal presidente Baracchini, è quella della sua digitalizzazione. Rispetto a questo processo, l'estensione delle reti in fibra ottica e la realizzazione di quella in 5G costituiscono delle precondizioni essenziali. Dal rapporto emerge che la percentuale di persone che si connettono ad internet su rete fissa banda larga è ancora troppo bassa, stiamo parlando del 55-56% della popolazione. Del resto, uno dei temi al centro del dibattito, lo ricordava il Presidente Baracchini, è il ben noto indice DESI della Commissione Europea, l'indice di digitalizzazione dell'economia e delle società, che per il 2020 colloca l'Italia al 25° posto tra i 28 Stati membri dell'Unione. L'innalzamento della percentuale di connessione a banda larga rappresenta una precisa sfida per la società italiana e anche per AGCOM, che deve concentrare la propria azione sulla necessità di accompagnare il mercato nella direzione di accrescere la diffusione di connessioni performanti ad alta velocità. Come è noto, peraltro, AGCOM effettua un costante monitoraggio di tale processo, sia attraverso la Broadband Map, che è una mappa digitale di tutte le reti di accesso ad internet disponibili sul territorio nazionale, fisse e mobili, che permette a chiunque di verificare direttamente la copertura internet di un qualsiasi punto del paese fino al singolo numero civico, sia con il progetto Misura Internet, realizzato insieme alla Fondazione Bordoni, che consente all'utente di valutare autonomamente la qualità del proprio accesso a internet da postazione fissa. Entrambi questi strumenti possono rappresentare, attraverso opportuni affinamenti e adattamenti tecnici, un importante parametro di verifica anche in relazione al cosiddetto voucher banda larga. Non entro per ovvie ragioni nel merito della questione della rete unica, che come è noto è al centro di un intenso dibattito e che coinvolgerà, una volta che ne saranno definiti meglio i contorni, una serie di soggetti istituzionali, ciascuno in relazione alle sue specifiche funzioni. Mi limito ad assicurare, come ho già affermato in sede di audizione davanti alle commissioni parlamentari, che l'autorità, nell'ambito delle sue competenze, svolgerà in pieno la sua parte, affinché sia assicurato a tutti gli operatori l'accesso in rete in condizioni di parità di trattamento e di concorrenza, e con l'obiettivo ultimo di garantire l'accesso dei cittadini a servizi digitali di alta qualità a un prezzo ragionevole. Nell'epoca della convergenza tra piattaforme, la questione delle reti si interseca poi sempre di più con la questione della concorrenza tra operatori tradizionali e new players, quali i cosiddetti OTT, e con quella del pluralismo nel mercato dei contenuti. Garantire lo sviluppo e la circolazione dei contenuti digitali significa anche individuare gli strumenti per presidiare queste nuove agorà digitali, contrastando la circolazione di notizie contraffatte e discorsi d'odio al fine di proteggere i cittadini utenti, specie quelli più deboli e esposti, rispetto al rischio di una disinformazione massiva, sistematica e organizzata, senza tuttavia comprimere indebitamente la libertà di espressione. In questo senso occorre affrontare i temi della profilazione dei big data, che ricordava sempre il Presidente Baracchini. Si tratta di temi cruciali per il funzionamento delle democrazie occidentali, rispetto ai quali l'autorità, nel solco delle competenze tracciate dal legislatore, sarà chiamata a svolgere un ruolo importante alla luce dell'evoluzione della legislazione nazionale e europea. Proprio con riferimento al contesto europeo, cui l'autorità guarda ovviamente come punto di riferimento costante e che incidentalmente è il contesto principale all'interno del quale si dovranno affrontare queste questioni, sono diverse le iniziative che il legislatore dell'Unione ha intrapreso e sta intraprendendo in tema di digitalizzazione. Penso ad esempio al regolamento Platform to Business, volto a garantire una maggiore trasparenza agli utenti commerciali di servizi di intermediazione online,
alle direttive di settore, SMAV, comunicazioni elettroniche, copyright, che sono in corso di implementazione da parte del Senato attraverso la legge di delegazione europea, ma penso anche al Digital Services Act che la Commissione europea si appresta ad approvare e che rappresenterà un ambizioso intervento sull'ecosistema online, e al Libro Bianco per l'intelligenza artificiale che pone le basi per un quadro d'insieme relativo alla governance dei dati. L'autorità è impegnata in un dialogo costante con l'Europa, anche attraverso le altre autorità di regolazione, al fine di contribuire all'elaborazione di questa legislazione, che attraverso la mediazione del legislatore nazionale sarà poi chiamata in larga parte ad applicare. In questo contesto inedito di accelerazione della digitalizzazione che il rapporto fotografa, desidero in conclusione dare atto all'impegno profuso da Auditel nel costante aggiornamento dei propri sistemi di rilevazione. Le società di rilevazione oggi più che mai devono proporsi come un presidio autorevole e imparziale, mettendosi al servizio di un mercato e di una realtà multimediale in costante evoluzione, tanto dal punto di vista tecnologico quanto sotto l'aspetto normativo. Come sapete meglio di me, le nuove forme di fruizione dei contenuti stanno cambiando le regole del gioco. Fino a poco tempo fa il contenuto era un prodotto ideato e strutturato in funzione di uno specifico medium. Oggi il medesimo contenuto è declinato in modo tale da poter essere offerto su piattaforme diverse. In una parola è diventato cross-mediale, caratterizzato cioè da una modalità di fruizione individuali o sociali diversificate nel tempo e nello spazio. Da questo nuovo scenario derivano almeno tre sfide: la regolazione delle nuove piattaforme, come abbiamo detto, la creazione di strumenti di rilevazione in grado di fotografare nuove audience rispetto a regole condivise e trasparenti, senza dimenticare la tutela del diritto d'autore, che incide sulla creatività e sullo sviluppo delle idee e, in definitiva, sulla stessa libertà di manifestazione del pensiero. Sono sfide che riguardano il futuro di tutti, perché incidono sulla qualità della nostra democrazia. Ed è per questo che è importante il vostro lavoro e la capacità di dare spessore e prospettiva ai dati, così come è stato fatto in questo rapporto. Vi ringrazio. Grazie Presidente La Sorella. Presidente Blangiardo. Bene, sono riuscito a farcela. Bene, grazie per questo invito. Il terzo rapporto, no? Terzo rapporto che ancora una volta, anche quest'anno, mostra come la statistica possa essere al servizio di una conoscenza puntuale, non strumentale, che aiuta, come dire, a conoscere meglio e a valutare ciò che ci circonda. Questo rapporto ovviamente fornisce un contributo importante sul fronte delle famiglie, e questo è un aspetto che a me sembra assolutamente interessante, perché il mondo delle famiglie, dal punto di vista statistico, ma anche della statistica ufficiale, forse non è sufficientemente esplorato. No? Noi conosciamo, abbiamo molte statistiche di valore che ci raccontano gli individui, i comportamenti, le strutture, le dinamiche, i fenomeni che determinano i cambiamenti, eccetera, però sulle famiglie abbiamo delle informazioni che derivano dall'indagine sui consumi, su quella dei redditi, sulle forze di lavoro, però questo contributo, un contributo come questo, soprattutto dando continuità nel tempo, quindi consentendo di cogliere l'evoluzione e le trasformazioni nel corso degli anni, è a mio parere un contributo importante che si aggiunge a quelle che sono le statistiche ufficiali. Ricordo ad esempio che il 15 di dicembre Istat presenterà i risultati del censimento della popolazione, il cosiddetto censimento continuo, presenteremo i risultati degli anni 2018 e 2019, e quindi quella sarà una grande occasione per
così, acquisire conoscenze sul fronte dell'universo familiare. Però, al di là di questa visione di tipo censuario, io ritengo che queste occasioni siano comunque un'occasione importante. La statistica svolge un ruolo di conoscenza, io credo, ormai acquisito. Domani il 20 d'ottobre, è la giornata italiana della statistica, anzi forse anche una ricorrenza internazionale come giornata internazionale della statistica, e sarà un po' l'occasione per ricordare come gli strumenti forniti dalla statistica siano utili appunto per apprezzare e per valutare, per decidere anche le azioni di cambiamento. Andando al rapporto rispetto ai suoi contenuti, abbiamo visto prima nella presentazione quali sono i temi che quest'anno sono stati in qualche modo privilegiati. È un anno particolare, no, lo sappiamo tutti, è un anno che ha avuto questa bufera del Covid. Noi stessi abbiamo cercato, come Istat, di aggiungere a quella che era la produzione tradizionale alcuni elementi aggiuntivi. Abbiamo fatto un'indagine sulle imprese, che è in corso di ripetizione, per capire come reagisce il sistema delle imprese ai problemi che si sono posti. Abbiamo fatto un'indagine sulle famiglie durante il lockdown per capire che cosa facevano, come reagivano, come si comportavano, ed è in corso la partenza di una nuova indagine per vedere a distanza di tempo che cosa eventualmente è cambiato. Quindi c'è da parte un po' di tutti la sensibilità di adattare gli strumenti alla conoscenza di una realtà che in qualche modo ha degli elementi di novità. Quindi io credo che questo rapporto dia anche in questo senso, con questa aggiunta, un contributo estremamente importante e che io personalmente ho apprezzato e che credo che chiunque poi sarà in grado di apprezzare. Naturalmente ci sono alcune considerazioni più tecniche, no? Gli aspetti definitori, il concetto di famiglia tradizionale anagrafico non è esattamente lo stesso concetto di famiglia adottato nel corso di queste indagini, ma qui basta saperlo, insomma non è un problema. Uno legge i dati in funzione anche del linguaggio con cui questi si esprimono. Un altro elemento che forse meriterebbe un pizzico di chiarimento migliore è tutta la parte relativa all'indicatore CSE 3.0, sembra un marziano, in realtà è l'indicatore che definisce il livello socio-economico, rispetto al quale sono state fatte alcune differenziazioni, per cui uno coglie elementi di variabilità in funzione di questa caratteristica. Ecco, lo strumento forse è bene che in qualche modo il lettore o chi recepisce il messaggio sia in grado di capire che cosa misura questo termometro e com'è costruito in un certo senso anche questo termometro. Qua e là diciamo che ci sono degli aspetti, leggendo il rapporto, che io trovo anche direi interessanti e originali e comunque spunti per ulteriori approfondimenti. Per esempio, c'è un discorso quando si dice l'accelerazione che l'epidemia, lo stare chiusi in casa, ha imposto all'accesso agli strumenti, rispetto a quante famiglie hanno così attivato questa iniziativa, quante persone sono state coinvolte. Bene, per esempio scopro, ma è emerso anche prima, scopro che quando si va a identificare le famiglie e le persone, la dimensione media familiare è 2,8 di coloro che hanno avuto almeno un'attività online durante il lockdown, e diventa addirittura 2,9 quando parliamo di quelli che lo hanno fatto per la prima volta. Il tutto mentre la dimensione media familiare è 2,3 secondo le nostre statistiche, 2,4 secondo i dati che vengono considerati nella definizione che viene adottata in questa sede. Quindi cosa significa? Che ad esempio, ma è stato in qualche modo forse già anticipato, abbiamo a che fare in questa particolarità con famiglie di una dimensione un po' più ampia, quindi probabilmente è la presenza dei figli, cioè c'è una caratteristica tipica della famiglia che induce a muoversi in questa direzione. Ecco, questi sono aspetti, se volete, marginali, però interessanti e importanti perché ci raccontano cose che altrimenti non avremmo colto. Altri elementi che io trovo interessanti sono per esempio il discorso del livello socio-economico rispetto alla struttura delle famiglie, cioè le famiglie, le persone sole, le coppie senza figli, eccetera. Ecco, un elemento
che mi sembra così originale e che andrebbe indubbiamente poi sviluppato e approfondito è questo fatto che la fascia medio-bassa e bassa è soprattutto presente nelle persone sole, che di fatto spesso sono proprio le persone anziane, mentre per esempio nelle coppie senza figli, che in linea di massima sono giovani, abbiamo livelli decisamente molto più alti. E questo in qualche modo si scontra con una idea di massima, che era quella del dire, quando facciamo gli studi sulla povertà ad esempio, che sono soprattutto i giovani nella fase iniziale della loro vita, spesso anche di coppia, che vivono situazioni di difficoltà economica maggiore rispetto a quelli che sono invece gli anziani, garantiti dalla pensione, eccetera, eccetera. Ecco, questi dati in qualche modo ci fanno riflettere in questo senso. Così come ci fanno riflettere anche i dati relativi alla mancanza di collegamento che hanno avuto, per esempio, i giovani o gli studenti o le persone che comunque da casa hanno dovuto in qualche modo continuare a svolgere la propria vita, quindi continuare a ricevere informazioni legate alla scuola piuttosto che svolgere attività di lavoro. Ecco, questi dati qui vengono puntualizzati rispetto alla tipologia delle famiglie, con minori, famiglie di anziani, eccetera, e anche questo mi sembra un elemento importante che dà degli input a coloro che poi in qualche modo devono muoversi per evitare gli elementi problematici che indubbiamente qualche volta possono esserci. Quindi, per concludere, a me sembra che questo terzo rapporto sia per la terza volta un contributo assolutamente interessante, importante, che si integra bene con il sistema delle statistiche in qualche modo disponibili, e quindi io direi andiamo al quarto, al quinto, al sesto, sicuramente lungo questa direzione. Chiudo semplicemente con una riflessione molto marginale che mi è derivata un po' da quanto ho ascoltato in precedenza, e cioè è chiaro che stiamo andando verso un mondo, non sarà più come prima, stiamo andando verso un mondo in cui le competenze e le conoscenze di natura digitale saranno sempre più richieste, ma attenzione, saranno sempre più richieste in una popolazione che sarà sempre più anziana. Allora, io credo che sia un elemento importante sul quale forse vale la pena di riflettere, e cioè in una realtà come quella che stiamo vivendo, dove vivremo anche in prospettiva, avremo sempre più persone mature, chiamiamole così, e la tecnologia avrà sempre una velocità incredibile, per cui ogni giorno cambiano le cose, ogni giorno, come dire, il sito aveva prima un'icona a destra, la mette a sinistra, la alza, la abbassa e la sposta. E questo probabilmente a certa età può diventare anche abbastanza sconcertante o disturbante. Allora io credo che bisognerà acquisire anche questa logica, cioè aiutare la gente a imparare, ma coloro che predispongono gli strumenti devono capire, quindi che non sono tutti ingegneri, e non sono tutti ragazzini giovani nati in un mondo in cui queste cose erano all'ordine del giorno, e quindi bisogna essere in grado di riuscire a trovare le modalità con le quali trasmettere questo tipo di competenze, essendo pienamente consapevoli che appunto dall'altra parte ci sono soggetti che possono anche avere, ma per motivi naturali, delle difficoltà di acquisizione. Stiamo muovendoci in questa direzione. Se abbiamo questo tipo di consapevolezza, io credo che potremo valorizzare pienamente gli strumenti che la tecnologia ci mette davanti, e quindi interagire e anche acquisire in modo migliore il sistema delle informazioni. Grazie. Grazie. Non so se qua sostituisco nuovamente il... Bene, allora a questo punto era previsto una sessione di Q&A dove avremmo dovuto insieme ai nostri relatori un po' commentare le principali evidenze, i principali spunti che sono emersi, sessione che vista la gestione fondamentalmente in streaming dell'evento non sarà possibile ovviamente condurre come era stata prevista, quindi io mi limiterei a dire soltanto due parole finali, e due conclusioni e due ringraziamenti per questi interventi. Innanzitutto, per quello che riguarda gli esiti, io credo di questa ricerca
che nasce proprio dalla collaborazione con tutte le istituzioni statistiche e, come accennava anche il professor Brangiardo, non è stato neanche facile riuscire a trovare dei collegamenti in termini di coerenza e di significatività di alcune delle convenzioni sulla cui base noi abbiamo costruito la nostra ricerca, che ovviamente ha dovuto adottare per esempio un modello di famiglia, uno standard di famiglia che non è quello ufficiale ovviamente utilizzato nelle ricerche ufficiali, ma che si basa su una convenzione per cui noi consideriamo famiglia tutti coloro che per motivi affettivi o per motivi economici convivono sotto lo stesso tetto per più di 6 mesi l'anno. Ovvio che questo fa sì che 5 studenti che magari condividono un immobile, un appartamento per seguire gli studi presso l'università, a prescindere se sono residenti a Milano, a Bologna, a Firenze o a Torino, nel momento in cui lo fanno condividendo un appartamento per più di 6 mesi l'anno, per noi sono a tutti gli effetti una famiglia di 5 componenti, perché svolgono insieme quelle attività di consumo, di utilizzo, di fruizione dei mezzi, di decisione d'acquisto e di fruizione che le equiparano a tutti gli effetti a una famiglia. Quindi questo per dirvi l'elemento che è stato un po' più difficile da riconciliare, no, con le indagini ufficiali. Questo l'abbiamo potuto fare proprio grazie al supporto, alla collaborazione di Istat, che ci ha aiutato sostanzialmente a validare metodologicamente gli aspetti con cui noi abbiamo ridisegnato su questa base le strutture familiari. Escono fuori un numero di famiglie e una dimensione delle strutture familiari ovviamente diversa rispetto a quelle che sono le indagini tradizionali. Stesso discorso per la classe socio-economica, quello che, a cui sempre il professor Brangiardo faceva riferimento con quella sigla CSE 3.0, di fatto CSE sta per classe socio-economica e rappresenta una modalità, anche questa, che si è uniformata alle ricerche ufficiali per ordinare in una logica ordinamentale e non in una logica in termini di possesso dei beni le famiglie italiane in un ipotetico ranking che faccia sì che sia facile poi definire qual è la parte, la componente di classe socio-economica alta, medio-alta, quella media, quella medio-bassa e quella bassa. E questo l'abbiamo fatto anche questo grazie proprio alla collaborazione, in questo caso sia di Banca d'Italia che di Istat, che ci hanno aiutato a costruire questa modalità che risponde a queste logiche. Quindi la difficoltà di questa ricerca è quella di ovviamente adattarsi a un contesto che è quello da cui prende origine l'esigenza di ricerca di Auditel, ovvero quello di misurare gli ascolti, i consumi dei contenuti televisivi su tutte le piattaforme, su tutti i device, ma deve necessariamente tener conto, si deve riuscire a integrare, a dialogare con tutte le ricerche ufficiali e le metodologie ufficiali. Solo per dirvi 2 parole sugli esiti, io credo che emerga effettivamente un quadro chiaroscuro da questa rilevazione così preziosa, perché appunto fatta in 2 momenti, subito prima e subito dopo, di un evento così straordinario come il lockdown. L'elemento sicuramente positivo è che abbiamo di fatto partecipato tutti a una sperimentazione di massa, forse senza precedenti nel nostro Paese. Abbiamo tutti quanti, siamo stati sottoposti a un corso di aggiornamento professionale forzato che ha costretto tutti noi a dover integrare la nostra vita reale con la vita digitale. Sostanzialmente è stato detto anche prima dal sottosegretario Martella, non è più un accessorio aggiuntivo rispetto alla nostra realtà, ma è diventata parte della nostra vita reale, quella che ci ha consentito di intrattenere relazioni e interazioni con anche i nostri affetti più cari durante quel periodo. Indubbiamente questa situazione ha fatto sì che noi in 10 settimane abbiamo sostanzialmente compiuto un percorso che in altri momenti avrebbe impiegato 10 anni, e abbiamo potuto accelerare la conoscenza, la competenza, l'utilizzo, rendere più frequente
anche l'utilizzo di tutti questi dispositivi e di tutte le funzionalità che questi dispositivi oggi ci hanno concesso e di fatto hanno fatto sì che col massimo per questa parte della popolazione, che è la parte prevalente, un gap più che tecnologico, un gap culturale e in alcuni casi, lasciatemi dire, anche generazionale, con tempi straordinari rispetto a quello che avviene normalmente nell'evoluzione dei processi sociali. Voglio fare un riferimento specifico alla componente, quella più anziana della popolazione, che poi se ci pensate è anche quella per cui l'utilizzo delle funzionalità digitali è la componente a cui effettivamente arriva un maggior beneficio dal pieno impiego e l'utilizzo di tutte queste funzionalità. Ecco, la nostra, che è una società notoriamente una società anziana, ha dimostrato soprattutto in queste fasce, quelle di un'età tendenzialmente medio-alta, la maggiore capacità di assorbimento, di utilizzo e di appropriamento di questo universo di funzionalità che sono state garantite proprio grazie alla riduzione delle distanze, grazie alla possibilità di interazione a distanza e alla possibilità di mantenere le proprie relazioni sociali attraverso le tecnologie. Sono stati proprio i target più anziani quelli che ne hanno beneficiato di più e in linea di principio sono proprio quelli che hanno un maggior impatto positivo da questa evoluzione digitale. Pensate a quante cose si semplificheranno per la fascia più anziana della popolazione se veramente riusciranno a impiegare pienamente tutte queste funzionalità, dalla medicina a distanza. Adesso pensate anche ovviamente alle funzionalità che si apriranno con il 5G, a poter semplificare la vita di tutti i giorni senza dover fare le file per poter ritirare presso le poste, la pensione o fare tutte le attività che loro devono fare, compresa l'interazione con i loro affetti. Quindi sicuramente da questo punto di vista l'aspetto positivo è che oltre 15 milioni di famiglie, che sono una cifra enorme, ha potuto svolgere questo percorso in maniera molto efficiente, in maniera molto organizzata, in maniera da diventare di fatto degli utilizzatori quotidiani, costanti e continuativi di tutte le funzionalità, quelle più sofisticate che riguardavano sia l'educazione a distanza, sia l'e-commerce, sia il consumo di contenuti in streaming, sia lo smart working o il lavoro agile. Resta un punto d'attenzione che mi sembra sia stato toccato da tutti gli interventi dei nostri autorevoli relatori e che sicuramente dovrà rientrare in qualche modo tra le priorità anche dei prossimi piani che andremo a delineare grazie anche ai futuri impegni di spesa sul Recovery Fund, che è quello che riguarda una parte della popolazione che non disponendo di alcune condizioni di partenza, condizioni socio-economiche, condizioni purtroppo in alcuni casi geografiche, condizioni in alcuni casi anche fisici dovute agli spazi in cui si sono trovati costretti durante il periodo del lockdown, o condizioni che riguardano la copertura delle tecnologie d'accesso o del possesso dei device, sono stati di fatto esclusi non dalla vita digitale, probabilmente dalle interazioni della vita sociale. E questo, secondo noi, è forse l'aspetto più importante anche in vista di quello che purtroppo rischia di avvenire con la seconda ondata. Dobbiamo tutti tener conto che c'è una parte rilevante della popolazione che oggi veramente soffre di una disuguaglianza insopportabile e che in un paese come il nostro deve costituire necessariamente una priorità. Questo pensiamo che sia lo spunto più importante, forse anche quello più urgente che emerge da questa analisi e anche dagli interventi che ci sono stati. Detto tutto questo, mi limiterei, visto che non abbiamo l'opportunità di poter fare un ulteriore percorso di domande anche ai nostri relatori, mi limiterei a ringraziarli due volte della partecipazione oggi qua in forma fisica, anche vista la particolarità con cui abbiamo dovuto tenere questo incontro. Li ringrazio per gli spunti che sono emersi, li ringrazio per i contributi che sono tutti molto importanti. Voglio ringraziare anche tutti coloro che ci hanno seguito in streaming, perché ovviamente essendo digitali
abbiamo di fatto trasformato l'evento in una trasmissione streaming che, voglio dirvi, ha già avuto dei numeri sorprendenti dal punto di vista delle partecipazioni. Abbiamo superato i 400 accessi di persone che hanno seguito in diretta, in modalità lineare, si direbbe, televisivamente. Poi si aggiungeranno quelli che lo seguiranno on demand. Voglio ringraziare anche i signori dell'informazione, dei media, che hanno last minute questa mattina ha dovuto rivedere completamente tutte le loro l'organizzazione delle brevi interviste e dei commenti che erano, ovviamente interessavano molto tutto il settore della pubblica informazione, che si sono organizzati quindi all'ultimo minuto di conseguenza. Quanto riguarda noi, mi limiterò a dire che Auditel è, vuole essere, rimane al servizio delle istituzioni e del Paese nell'accompagnare, per quello che sta nelle sue possibilità, questo cammino verso una transizione digitale. Riteniamo che di poter dare il nostro contributo per quello che riguarderà sicuramente il nostro settore e tutte le attività, le funzionalità che noi ci impegniamo a sviluppare in una logica sempre più innovativa, sempre più cercando di soddisfare le esigenze di un mercato che corre e di una tecnologia che sicuramente trasformerà parecchi degli ambiti di cui noi ci occupiamo. Noi siamo orgogliosi di farlo e di poter dare nel nostro piccolo il nostro contributo, quindi ancora grazie a tutti voi e a prestissimo.